Ciao ragazzi e benvenuti alla guida di Seirio Extreme, il trial inserito nella patch 4.5 di Stormblood. Questo duty si può sbloccare portando a termine il fight con Seirio Normal, alla fine della linea di quest dei Four Lords. Come sempre, alla fine del video daremo un'occhiata alle precedenti apparizioni di Seirio nella saga di Final Fantasy. L'item level minimo è 380, ottenibile coi Tombstone of Genesis, magari upgradati, e i drop di Omega Alphascape. Prima di iniziare posizioniamo le 4 lettere nei punti intercardinali e le assegniamo ognuna ad un DPS e a un altro player non DPS. Inoltre il party si dovrà accordare per una divisione in due light party, ognuno contenente un tank, un healer e due DPS. Il tank pulla e porta il boss al centro dell'arena. La prima mossa è Fifth Element, che è un'area ride wide inevitabile. Poco dopo, 4 player avranno un'area centrata su di loro, ovviamente non dovranno sovrapporle, visto che metterà anche un debuff di Water Vulnerability. Immediatamente dopo, il boss casterà Kuji Kiri, che creerà un fitto reticolato di AoE su tutta l'arena. Ovviamente, chi ha avuto il mark un istante fa, è importante che eviti queste aree per via del debuff. In rapida successione, Seirio jumperà sul giocatore più distante e avrà un simbolo sotto di lui. Questo glifo ci farà capire che tipo di mossa sta per castare. In questo caso sarà sempre questo particolare simbolo che sta a significare che arriverà un AoE sotto di lui, quindi i players si dovranno allontanare. La mossa successiva sarà Curse Keeper, che è un tank buster che avrà due mini fasi. Innanzitutto Seirio metterà un debuff sul main tank, poi farà un auto attack su quel player. Durante il cast di Curse Keeper, quindi, lo evocherà il boss per evitare che il danno arrivi sull'MT. Questa meccanica potrebbe essere pericolosa per tutto il party, infatti poco dopo arriva un'area inevitabile che farà danno a tutti pari al damage inflitto al personaggio col debuff, ulteriormente moltiplicato. Questo costringe i tank a switchare bene, altrimenti la mossa dopo potrebbe sterminare il party. Arriva poi Summon Shiki, che rappresenta una fase add. Il boss jumpa fuori dall'arena ed evoca 3 add, uno blu e due rossi. Dal blu partirà un filo che si collegherà con un healer, che avrà anche uno share di prossimità. Il party quindi si deve allontanare e i tank devono essere davanti al resto del gruppo per assorbire più danni dall'add che farà il dash. In contemporanea, altri due add si legheranno a due DPS. Dopo pochi istanti faranno una dash nella direzione del PG con cui sono collegati e un piccolo knockback. Sarà quindi importante che i giocatori interessati si posizionino in maniera da non coinvolgere il resto del party, quindi si metteranno nelle posizioni mostrate a schermo. Ora vediamo tutte e due le meccaniche sovrapposte. E ora vediamole in game. Nello stesso momento altri due add jumperanno a est e a ovest e faranno una grande area a cerchio che esploderà poco dopo i vari dash. Se i posizionamenti sono stati fatti a dovere, il party facilmente eviterà queste aree, e poco dopo altre aree rettangolari azzurre, facilmente evitabili stando al centro. Non è finita! I due add che hanno appena fatto le aree rotonde creeranno due tether che devono essere presi dai tank. Dopo pochi istanti faranno un AoE a cono nella direzione del personaggio cui sono collegati, quindi i tank devono posizionarsi in modo da non interessare il party. Subito dopo appaiono al centro 4 add, uno grande e 3 piccoli. Il grande casterà Stoneskin, quindi va silenziato. Ogni add alla sua morte farà un'esplosione, quindi si dovranno uccidere in sequenza e dando il tempo agli healer di rifullare il party. A seguire appaiono altri 3 add piccoli ad est e uno grande a sud, e infine 3 piccoli ad ovest. Per tutta quest'ultima fase a schermo ci sarà una barra che si riempirà e determinerà la potenza dell'ultimate in base al tempo che il party impiega a uccidere gli add. Dopo la lunghissima ultimate, il boss cambia fase. I player si troveranno nell'acqua e devono rapidamente raggiungere la terraferma per evitare di essere stunnati, prendere una vulnerability e del danno. Questa condizione si verificherà ogni volta che per qualche motivo cadremo nell'acqua. Mentre i giocatori raggiungono nuovamente l'arena, il boss sta già castando un Summon Shiki, differente rispetto a prima. Stavolta, a lato dell'arena, in una posizione random, apparirà un nugolo di serpenti che a breve farà un rush che attraverserà tutto il campo di battaglia spingendoci nella stessa direzione. I giocatori dovranno quindi posizionarsi a dovere. Durante il rush, Seirio casterà un altro Summon Shiki che farà apparire un'altra creatura che colpirà l'arena con un pugno interessando esattamente metà campo di battaglia. A seconda della mano che alza per colpire, noi ci posizioneremo nella zona safe per poi spostarci nell'altra metà subito dopo. Dopo i primi due colpi, il mostro marino darà un pugno al centro spingendo tutti verso l'esterno e contemporaneamente è in arrivo un altro gruppo di serpenti da una direzione random dell'arena e che farà il solito passaggio.
quindi si deve stare vicini al centro e dallo stesso lato dei serpenti in arrivo. Subito dopo uno share identico a quello visto nella prima fase, ma stavolta doppio, puntato su un healer e poi sull'altro. Il boss a questo punto casterà Blazing Aramitama, che di fatto raddoppierà tutte le mosse che Seiryu farà d'ora in poi. La prima mossa gradata sarà il simbolo sotto di lui, che stavolta sarà composto da due parti, una interna e una esterna. Se apparirà la prima e poi la seconda, il boss farà prima un'area sotto di sé e poi una ciambella. In caso contrario, ovviamente, viceversa. La sequenza è random. Anche il Kujikiri dopo sarà doppio, quindi si sovrapporranno due reticolati e quello che apparirà prima esploderà chiaramente prima. Poi il boss giamperà sul personaggio più lontano e rifarà una sequenza di simboli. Ci sarà un fifth element e a questo punto il tank porta il boss tra A e B per prepararsi alla meccanica successiva. Appariranno quattro torri nei punti intercardinali, esattamente dove abbiamo posizionato le lettere, e quattro giocatori avranno un AoE centrata su di loro. Questi player saranno sempre o tutti DPS o tutti gli altri. Per risolvere la meccanica, i personaggi senza l'area andranno nelle torri in base alle lettere designate. Gli altri staranno un istante al centro per droppare la prima area rotonda sotto di essi, poi si sposteranno all'esterno per schivarla e ricevere solo la seconda inevitabile. Il boss casta nuovamente lo share di prossimità, ma stavolta ci sarà un upgrade. Come prima punterà su un healer e poi sull'altro, però stavolta metterà una vulnerability a chi viene colpito, impedendo a quei giocatori di poter sostenere anche un secondo colpo. Quindi gli healers prenderanno, e in base agli accordi iniziali, il party si dividerà in due. Il tank poi si metterà primo della fila, per assorbire il danno, e i DPS alle sue spalle, esattamente come prima. Il boss quindi eseguirà il primo colpo in una direzione e il secondo nell'altra, in base alla posizione degli healer, e nessuno verrà colpito due volte. Ci sarà un fifth element e a seguire un'altra mossa raddoppiata, ovvero Curse Keeper. Una strategia estremamente funzionale per risolvere questa meccanica è che l'MT prenda il primo Tank Buster usando l'invulnerability e che lo switch si faccia solo sul secondo colpo, come abbiamo visto in prima fase. In rapida successione un altro fifth element. Arriva Summon Shiki, stavolta inizialmente combinata con le aree annunciate dai simboli sotto il boss, che sarà di nuovo saltato sul player più lontano. Appariranno per primi i due add che fanno le aree rotonde, che limiteranno i movimenti del party nell'evitare le aree centrate su Seiryu. Dopo l'esplosione delle AoE faranno i tether esattamente come prima. Immediatamente dopo arriveranno i tre add che nella prima fase invece erano comparsi prima e faranno la stessa meccanica già vista e descritta in precedenza. Arriveranno immediatamente dopo delle aree doppie centrate su quattro player in preparazione di un Kujikiri doppio. Nel mentre il boss ha evocato la creatura degli abissi che colpirà nuovamente l'arena esattamente come prima. Contemporaneamente arriverà anche un fifth element. Anche il terzo colpo, quello centrale, avrà le stesse modalità di quello visto in precedenza, combinato con il Summon Shiki e di conseguenza lo sciame di serpenti che rascerà l'arena. Immediatamente dopo la sequenza di simboli e relative aree, e quasi in sequenza anche i pugni della creatura, stavolta tre, con relativo quarto colpo al centro, con tanto di serpenti in corsa. Da questo momento il boss casterà sempre mosse già viste in precedenza, fino alla Enrage che arriverà a 11 minuti e 10. Seiryu droppa sempre un'arma 3.95 e in maniera randomica la musica, un materiale da craft e la mount. Concludendo il fight tutti i giocatori riceveranno un totem. Con 10 totem si può acquistare l'arma di Seiryu in caso di mancato drop. Seiryu nella mitologia cinese simboleggia l'inverno, il freddo e il punto cardinale nord. È rappresentato a volte come un drago, come in Final Fantasy XI, dove è uno dei più potenti boss del continente sospeso, Sky. A volte invece, come nei simboli di Type Zero, è un serpente o un gruppo di serpenti avvinghiati tra di loro. In Final Fantasy XII esistono gli altri tre lord, come boss del faro di Ridorana, ma il quarto, ovvero Slit, simile ad una sorta di pesce volante, ha davvero poco in comune con l'aspetto classico di Seiryu.